Amici di Ritorno al Futuro, bentornati in un nuovo video. Oggi siamo qui con l'uscita numero 58. Non perdiamo tempo, andiamo a vedere subito che cosa ci aspetta questa uscita. Componenti di questa uscita sono le seguenti. Il fronte della scatola del nostro flusso canalizzatore. Il flusso canalizzatore. Il tanto discusso flusso canalizzatore, purtroppo sul gruppo ne abbiamo parlato, questa parte è stata diciamo resa poco reale rispetto al flusso originale, rispetto ad altri componenti, quindi molti passano alla customizzazione della parte modificandola. Io ho intenzione di lasciarla originale così com'è. Però effettivamente diciamo che avrebbero potuto farla più reale all'originale, essendo comunque una parte decisamente importante nella DeLorean. Comunque andiamo avanti. Qui abbiamo il retro della scatola, il retro del nostro flusso canalizzatore. Poi abbiamo componente 58D, che è un tubo, vediamo se riesco a trovarlo, eccolo qua, questo. Poi abbiamo il 58E, che è il tubo un po' più spesso, più cicciotto, okay. Poi abbiamo il 58F, sempre un tubo si tratta, questo. Il 58G, che è una sorta di connettore, tubo, chiamiamolo un po' come vogliamo. E il 58H, che è un altro tubone, questo qua, color ottone. Dopodiché abbiamo una linguetta, la 58i, quella che di solito tiene i nostri fascioni di cavi. Poi abbiamo un cavo, il 58j, che è un cavo con una lampadina. Poi abbiamo le nostre solite viti AP, la bustina con le solite viti AP e un'altra bustina con le nostre vitine BP. Ok, qui andiamo ad aprire il fascicolo e vediamo che cosa dobbiamo fare. Perfetto. Allora, per primissima cosa prendiamo il retro della nostra scatola, del nostro flusso canalizzatore, in questa posizione, e andiamo a prendere il flusso canalizzatore vero e proprio, che sarebbe questa roba orrenda, purtroppo. Andiamo a posizionarlo in questo modo, dopodiché andiamo a cercare le nostre tre vitine AP in dotazione, teniamo le bustine, mi raccomando, o comunque fate in modo in maniera poi le viti di tenerle da parte. Posizioniamo la prima vitina, andiamo a girare, a capovolgere il nostro flusso e fissiamo la nostra prima vite AP. Piano piano, in questo modo, così. Ok, dopodiché andiamo a prendere un'altra vite AP e andremo a fissare, opla, la seconda vitina. Piano, perché questo romperlo è veramente un attimo, e andiamo a concludere con la terza vite il serraggio del nostro flusso alla scatola. Cambio un attimo il cacciavite, cerco di avvicinarlo un pochino, sempre facendo attenzione a non rompere nulla. E voilà, e abbiamo il nostro flusso all'interno della nostra scatolina. Ora cosa dobbiamo fare? Ci dice di prendere il nostro coperchio del flusso canalizzatore e andarlo a posizionare, a chiudere sul nostro flusso con le due vitine AB, anche queste molto discusse per la posizione in cui si trovano, perché chiaramente rimangono diciamo molto antiestetiche le due vitine qua. Diciamo avrebbero potuto utilizzare un altro sistema di serraggio
ed evitare queste due vitine orride sul frontale del flusso. Il flusso purtroppo è stato, ahimè, una delle parti meno curate di questo modello, essendo più che altro una delle parti più importanti della DeLorean, e quindi niente, vabbè, è andata così. Ci sono molti siti che vendono, molti siti, ce n'è uno in particolare che vende parti, diciamo, per modificare la DeLorean della Eagle Moss, dove vendono appunto questo flusso canalizzatore modificato, molto molto simile all'originale, però purtroppo ha un costo abbastanza alto. Molto bello, anche nelle sue funzioni, perché comunque riproduce proprio tutte le luci, le sequenze di luci del vero flusso canalizzatore, mentre questo invece si limiterà a un lampeggio, però chiaramente ha un costo abbastanza alto. Quindi niente, abbiamo quindi il nostro flusso canalizzatore montato. A questo punto dobbiamo andarlo a fissare al nostro pannello che abbiamo costruito precedentemente con la scorsa uscita. Quindi andremo a posizionare il nostro flusso canalizzatore nella sua posizione, e andremo a fissare con le due vitine BP il flusso alla macchina. Io sto facendo adesso sto anticipando un passaggio perché lo trovo più facile. Poi chiaramente voi seguite le istruzioni che magari vi possono non mandare in confusione. Io ho anticipato perché nelle istruzioni vi dice, prima di fissare questo al pannello, vi dice di posizionare questi due tubicini qua. Io, per evitare di avere tubi e tubicini che vanno in giro, preferisco prima fissarmi il flusso e poi dopo andare a mettere quei due tubi. Quindi andiamo a fissare con la nostra vite BP la prima parte, e con la seconda andiamo a concludere il serraggio. Una e una. In questo modo, così. Con l'altra andremo a stringere. Ok. E abbiamo fissato il nostro flusso al pannello. A questo punto facciamo un passo indietro e andiamo a prendere il componente, i due componenti, ovvero sia il 58D e il 58G, che sono queste due parti, ok? E le andiamo a posizionare nei loro posti. Allora, vediamo se è tutto giusto. Quindi abbiamo il componente, dovrebbe essere questo, esatto, il componente 58D, lo andiamo a posizionare qui. Vediamo se è giusta la sua posizione, questa, così dovrebbe essere giusto. Anche qui purtroppo io non ho colla in questo momento, però vedete, allora qua comincia a diventare, forse avrei dovuto seguire le istruzioni meglio, perché in questo punto, se io lo metto così, fa fatica ad entrare. Fatica ad entrare, perché non tanto per il fatto che l'ho montato prima o dopo, ma per il fatto che non si capisce come mai il forellino è troppo piccolo, perché non è tondo ma è quadrato, e questo invece è tondo. Mi ha fatto confusione. Proviamo un attimino l'altro per vedere se l'altro almeno entra. Vediamo un po', anche l'altro fa un po' di fatica. Rischiare di spaccare questi vicini è veramente un attimo, però almeno l'altro siamo riusciti a farlo entrare, mentre invece questo andremo ad allargarlo leggermente, non troppo, perché sennò altrimenti poi non ci sta più. E proviamo di nuovo ad andarlo a posizionare. Opla.
nel suo forellino. Ok, adesso entra, bastava solo allargarlo un pochino. Ok, diciamo che adesso ci siamo. E abbiamo i due tubi montati sopra. Bisogna sempre fare un po' di lavoro da carrozziere, diciamo, per posizionare le cose al meglio. Andiamo avanti. Adesso posizioniamo il tubone, intanto per essere chiari, il tubo, il componente 58E, che è il tubo di plastica fintottone, che andrà posizionato sopra il flusso. No, infatti non è questo. Perfetto. Allora no, non è questo, ma effettivamente anche io potevo arrivarci, è questo, perché c'è un alloggiamento fatto apposta e quindi non ci si può sbagliare. Andiamo a posizionare il nostro tubone argentato, la parte 57E, solita vite. Ok, andiamo a capovolgere. Opla, caduta la vite, la nostra solita vite caduta. Quindi andiamo a girare e a fissare con una vite una vite piccolina. Voilà. Cerchiamo di metterlo dritto, che si può. Storto un attimo. La vite, lo riposizioniamo dritto, cerchiamo di tenerlo il più fermo possibile qua senza far danni, perché qui fare danni è un attimo. Ok, e abbiamo posizionato anche il nostro tubo grande. Dopodiché andiamo a voltare pagina. Ok, e andiamo a posizionare l'altro tubo che dovrebbe essere questo qui, infatti è questo qui, il 57F, a fianco al tubone che abbiamo appena messo in questa posizione qui, così. Facciamo altro che prendere un'altra vitina P. Capovolgiamo, attenzione perché qua come al solito si sposta sempre. Questa parte non è proprio precisa precisa, quindi rompe un po' le scatole. Purtroppo quando le parti non sono precise, adesso io con un coltello cerco di addrizzarlo, se riesco, senza fare danni. Ecco fatto. Allora. Ok, l'abbiamo posizionato. Sì, non è necessario stringerlo a morte, tanto non deve fare nulla, è solo di estetica quel tubo. Ok, quindi abbiamo posizionato anche i tubi superiori al flusso canalizzatore, all'orrido flusso canalizzatore. Dopodiché andiamo finalmente a posizionare il nostro tubone laterale qua, così anche qua non ci si può sbagliare, ha soltanto una posizione, per cui è così. Vitina, solita vitina, direi a P. Allora, cacciavite canalizzato. Imboccata anche alla prima, quindi cosa voglio di più? Questo chiaramente andrà messo dritto. Ok, un po' più dritto. Ok, e abbiamo messo anche il tubone laterale che esce dal flusso, e il nostro pannello ha cominciato a prendere già praticamente la forma finale del pannello della DeLorean. Quindi a questo punto cosa facciamo? Andremo a capovolgere il nostro pannello e andremo a prendere il nostro cavo con la lampadina. Il nostro cavo con la lampadina andrà posizionata la lampadina all'interno del foro centrale, in questo modo, così. Dopodiché, piano piano, facendo attenzione a non rompere nulla, andremo a piegare, qui fa vedere,
addirittura che li piega proprio i dentini, quindi fa fare proprio una piega a questo, in questa maniera, sperando di non aver rotto nulla, e a questo punto lo facciamo passare qui nel passacavi. Prendiamo il nostro fermacavi con la nostra vitina AP e andiamo a bloccare il nostro cavo in questo modo. Posizioniamo il nostro fermacavi così, con la vitina AP andiamo a bloccarla. Così, perfetto. Ok, la vita sta uscita. Qua probabilmente bisognerà metterci un punto di colla o qualcosa per evitare che la luce se ne vada al volo, perché se va in giro si metterà. Comunque, questo è quanto. Con l'uscita numero, abbiamo detto 58, abbiamo praticamente quasi completato il pannello posteriore della Delorean. Quindi vi rimando al prossimo video. Ciao ragazzi!